Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi dirò la mia opinione su questi due prodotti dell'Avenida che ho preso al Penny Market la settimana scorsa. Vi faccio vedere quella microspesa nel video che vi lascio qui da qualche parte, giù nell'info box. Il video di oggi è in collaborazione con la Valley 310, alla quale mando un grosso bacio. Vi lascio il link del suo video qui da qualche parte, giù nell'info box, così potete vedere di quali prodotti dell'Avenida vi parlerà Valentina. Io vi parlerò dello scrub viso e corpo e della crema mani. Tutti i prodotti dell'Avenida hanno il certificato ICEA. ICEA significa Istituto per la Certificazione Etica Ambientale ed è un istituto molto rigoroso che appunto certifica le aziende totalmente biologiche. E quindi quando c'è questo certificato andiamo tranquilli al 100% che si tratta di un prodotto naturale, tutti gli ingredienti sono d'agricoltura biologica, eccetera, eccetera. Chiarisco subito che io non sono una talebana del bio a tutti i costi, anche perché soprattutto per quanto riguarda la pelle del corpo non ho particolari esigenze. Quindi se trovo un prodotto anche non naturale al 100% con il quale mi trovo bene, lo compro ugualmente. Però quando trovo prodotti come questi dell'Avenida, totalmente naturali, certificati e per di più efficaci, ovviamente preferisco comprare loro piuttosto che prodotti pieni di schifezze. Partiamo dalla crema mani. La crema mani si presenta in questo flacone con tappo a vite da 100 ml. Ed è una crema bianca ad azione emolliente e lenitiva, caratterizzata da un profumo delicatissimo che svanisce non appena applichiamo la crema sulle mani. La cosa che noto immediatamente già dal primo utilizzo è l'azione levigante immediata, veramente le mani rimangono proprio elastiche e estremamente lisce. E soprattutto il fatto che non unge. Io sono abituata alla crema di Bottega Verde, che è estremamente efficace soprattutto in inverno, però presenta questo grandissimo difetto di ungere tantissimo, cosa che mi dà fastidio soprattutto sui palmi, per cui sinceramente preferisco mille volte questa qua dell'Avenida a quella di Bottega Verde. La crema costa solo 1,99 euro, per cui se vi capita di trovarla da Penny Market, prendetela, io ne farò una scorta, promossa a pieni voti. Adesso passiamo allo scrub viso e corpo. Il scrub dell'Avenida si presenta in questo flacone da 150 ml con apertura e chiusura a scatto, che in chiusura presenta qualche problemino, non so perché, io devo dargli il colpo per poterlo chiudere. E si tratta di un gel color beigeolino, trasparente ovviamente, con azione purificante e rigenerante a base di ginseng, allantoina e glicerina. I microgranuli al suo interno sono veramente piccoli, e probabilmente è uno dei motivi per cui io mi trovo meglio a usarlo sul viso piuttosto che sul corpo. Anche lo scrub viso e corpo, come la crema mani, presenta un profumo delicatissimo che si sente solo quando tiriamo fuori il prodotto dal flacone e svanisce non appena lo abbiamo applicato sul corpo o sul viso. Dopo averlo utilizzato sul corpo, la pelle è rimasta levigata, ma in maniera del tutto normale e paragonabile a qualsiasi altro scrub utilizzato in precedenza. La grande sorpresa l'ho avuta per il viso, perché era già da qualche tempo che non facevo più lo scrub e solo dopo aver utilizzato questo estremamente delicato mi sono resa conto di quanto spento fosse il mio incarnato, per cui non abbandonerò mai più questo prodotto. Anche di lui, come della crema mani, ne farò una scorta e vi garantisco, ragazze, che se non ha dato reazioni allergiche sul mio viso vuol dire che è veramente un prodotto delicato ma estremamente efficace, per cui anche questo, promosso a pieni voti, ve lo consiglio. Io spero che questa recensione sia stata utile. Ditemi anche voi se avete questi prodotti, cosa ne pensate. Vi ricordo ancora di andare a vedere anche il video di Valentina. Mando un bacione a tutti e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!